Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati. Comincio questa live dicendo che devo assolutamente cambiare orario.
Perché alle 5 c'è troppa gente che streama che voglio seguire. Quindi no, non va bene questa cosa. Devo organizzarmi assolutamente. O mi sposto prima o mi sposto alla sera, non lo so, dovrò fare qualche cosa. Comunque, oggi continuiamo Rice, che abbiamo diciamo iniziato come dire, a vele spiegate, è il caso di dire, la volta scorsa, nel senso che c'erano anche le navi. Ciao El Niño, buon pomeriggio a te. Ben arrivati a tutti quelli che sono in chat. Allora, ragazzi, io vi faccio, prima di cominciare, un brevissimo riassunto di quello che abbiamo visto nella scorsa puntata. E vi confermo che domani, se streammo, e eventualmente ci dovesse essere una variazione dell'orario, ve la faccio sapere sui social. Ciao Nakio, ecco, questo titolo ve l'ho dedicato a voi del gruppetto. Insomma, Barbe Sexy, Nasibelli e l'antica Roma, ok. Dicevo ragazzi, vi faccio sapere sempre su Telegram se ci sarà una variazione dell'orario. Oggi non ho scritto notifiche preventive perché era più o meno l'orario che avevo annunciato nelle live precedenti, però cercherò comunque di essere più costante nel mettere queste notifiche. Dicevo, se cambio orario ve lo faccio sapere. Domani dovrei streamare Guild Wars e forse anche venerdì. In realtà però vorrei trovare uno spazietto per fare uno streaming di Mercenaries perché lo vorrei riprendere quel gioco, non lo voglio lasciare proprio lì appeso, ormai ne abbiamo completato più di metà, non mi sembra il caso di abbandonarlo. Ok, allora, breve riassunto di quello che abbiamo visto nella scorsa puntata. Non so se sia il caso di... se mi date un secondo vorrei mettere nella chat qui l'immagine di Rice, che però devo mettere ex novo perché non ce l'avevo, quindi... Mettiamola così, ok. Aspettate che la sistemiamo un attimo. Scusatemi, queste cose andrebbero fatte prima, ma io mi dimentico sempre di prepararmele in anticipo e quindi poi succede questo. Allora. No, così è troppo estesa, è 580. Fatto. Pardon. Allora. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato questa avventura dal sapore classico, mettendoci nei panni di Titus Marius. Titus Marius è diciamo un comandante dell'esercito romano. In realtà dobbiamo dire che comincia la sua carriera da soldato. E nelle primissime immagini del gioco abbiamo visto in realtà una sequenza che sappiamo essere più avanzata, alla quale dobbiamo capire come si arriva, in cui Marius, durante un'invasione di barbari che stanno attaccando Roma, scorta l'imperatore nelle sue stanze segrete e comincia a raccontargli la sua storia. Quindi in questo caso lui è incaricato di proteggere l'imperatore, non sappiamo che grado abbia, se sia un centurione, un pretoriano, non è chiarissimo. Comunque, in quel momento è un soldato dell'impero romano che si trova a difendere il suo imperatore dall'attacco dei barbari che stanno calando su Roma. Nel frattempo, mentre si trovano nella relativa sicurezza della stanza segreta dell'imperatore, l'imperatore gli chiede il suo nome e lui dice: "Non è tanto importante il mio nome quanto è importante la mia storia". Una storia che comincia 10 anni fa e quindi comincia a raccontare questa storia che comincia appunto durante un primo attacco dei barbari a Roma, nel corso del quale lui era appena tornato a casa da una campagna in terra straniera, aveva appena ritrovato suo padre, sua madre e sua sorella, quando i barbari erano calati su Roma, attaccando direttamente nelle strade, e quindi avevano ucciso prima sua madre e sua sorella e poi in combattimento anche suo padre. E nel corso di questa sanguinosa battaglia lui aveva cercato, insomma, di difendere i suoi familiari, ma senza riuscirci, e quindi ha poi giurato vendetta, arruolandosi, cioè aggregandosi alle truppe del generale Vitellio, che stava in quel momento partendo per una spedizione in Britannia per andare a dare la caccia ai barbari lì da dove erano venuti. Quindi il primo capitolo sono le battaglie, diciamo, è ambientato per le strade di Roma e ci fa vedere questa
questa strenua lotta di Marius e degli altri soldati romani per ricacciare i barbari dalle strade della città. Nel secondo e terzo capitolo abbiamo invece assistito a questo sbarco sulle coste di Dover da parte dei soldati romani che prima sono costretti a liberarsi per poter far sbarcare le navi di una torre dalla quale i barbari avevano teso delle catene per bloccare, diciamo, la zona di sbarco e poi la battaglia sempre più aspra per conquistare le torri dove c'erano le catapulte e le macchine d'assedio dei barbari. Una volta conquistata la fortezza e quindi messo al sicuro un primo avamposto sulla terraferma, Marius viene promosso a comandante per le doti dimostrate sul campo di battaglia e giunge la notizia che il generale Commodo, ovvero il figlio dell'imperatore, era andato a combattere contro le truppe dei barbari guidate da Re Oswald, ma non c'è stata più notizia delle sue truppe e dei suoi pretoriani. Quindi in realtà i nostri capiscono che devono organizzare una spedizione per liberarlo. E il punto nel quale riprendiamo oggi è proprio l'inizio di questa spedizione, in cui dobbiamo cercare di capire cosa ne è stato dei soldati di Commodo ed eventualmente cercare di salvare i superstiti, oltre a conquistare, diciamo, il posto. E Vitellio suggeriva, adesso rivedremo il filmato, di non combattere una battaglia aperta contro le schiere dei barbari, che sono in schiacciante superiorità numerica, ma di cercare di catturare il loro leader Oswald e sua figlia Boudicca, che sono in realtà i capi dei barbari senza i quali il loro esercito non riuscirà a reggersi in piedi. Allora, avviamo il gioco. Ovviamente diciamo sempre la preghierina al patrono di Acitrullo, nella speranza che faccia partire il gioco senza particolari San noie. Geppardo! Visto! E ricordate che San Geppardo è il numero uno! È il numero uno! È il numero uno! È il numero uno! Nel frattempo stiamo facendo partire Steam. Lo chiamavano il miracolo di San Ceppato per gli addetti ai lavori. Tra non molto sarà il caso di accendere una luce, ma aspetto ancora un pochino. Ricordatemelo quando comincio a svanire nell'oscurità. La tastiera mi ha tradito. Questa è Sparta! No, in realtà no, questa è Roma. Ma vabbè, facciamo finta che. Allora. Si dovrebbe vedere correttamente. Penso di non dovermi necessariamente spostare. E fa lo stesso, diciamo che ci sono dei punti in comune, ok, mettiamola così. Allora, se sentite bene il sonoro, io comincerei. Il re. Allora, chi è lo re? Quindi siamo nei boschi della Britannia adesso. Ciao Ryuk, questa è ignoranza totale proprio. Io mi ricorderò ancora come si gioca, per esempio. Speriamo di sì. Allora, ragazzi, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, devo prospettare un cambiamento di orari. Perché mi rendo conto che a quest'ora, in questi giorni, capita troppo spesso che c'è troppa gente che voglio seguire in streaming e non. Non va. Che poi magari da sera cazzeggio invece. Allora, non ci ha fatto rivedere il filmato, invece io lo volevo rivedere, non c'è modo di. Perché gli ho detto continua, invece gli devo dire cronologia. Selezione episodio, no? Prova del fuoco, il re. Se riparto da qua, sempre a soldato, naturalmente, no? Vediamo se ci fa rivedere il filmato. L'avanzata Sì. settentrionale nel cuore dei territori ribelli è stata sfiancante.
rallentata dagli scontri con queste tribù incollerite. Roma ha portato pace, benessere e prosperità in queste terre. Una pace infranta da una ribellione dilagante. Ora, finalmente, siamo giunti in prossimità del focolaio della rivolta. Lì dove regnano Re Oswald e la figlia guerriera. Gli esploratori riferiscono di un'armata barbarica in rapido approccio. Si ricongiungono con questo esercito. Le voci sono basse perché le voci sono basse, ragazzi. Il gioco è programmato proprio male da questo punto di vista, nel senso che anche messo al massimo del volume l'audio è così. Non attaccherete. Il loro comandante Re Oswald. Spero che i sottotitoli possano sopperire. I capi tribù saranno obbligati a negoziare la resa. A quel punto Oswald dovrà inginocchiarsi e giurare fedeltà a Roma. Questi britanni sanno onorare un patto. Loro non hanno onore. Questi parassiti osano sfidare la potenza di Roma. Devono subire il nostro castigo. Il nostro castigo o il tuo? Signore? Basta! Soffocheremo la ribellione a modo mio e senza mettere a repentaglio vite innocenti. È chiaro, centurione? Sì, comandante. Eccellente. Un piccolo distaccamento penetrerà nell'accampamento per catturare Oswald e Boudicca. Io guiderò il grosso delle forze e bloccherò i rinforzi. Quali sono i miei ordini? Ti ho promesso il sangue, no? Tu catturerai Oswald e Boudicca. Per proteggere i tuoi soldati, dovrai eliminare gli arcieri appostati sull'acquedotto. Andrai in avanscoperta. Intesi, signore. È un onore. Bene. Ragazzi, io lo sto giocando a difficoltà soldato, ma di fatto è come se fosse la difficoltà passeggiata, perché... ho già tutti gli avanzamenti, non li devo prendere per via. E va bene così, perché in realtà io sono qui per mostrarvi il gioco in maniera quanto più fluida e diretta possibile, senza insistere troppo sull'aspetto della sfida. Sappiate che il gioco presenta una sfida intermedia, non è né troppo facile né troppo difficile. Probabilmente giocato ai livelli di difficoltà più alti fa tirare abbastanza madonne da essere all'altezza del compito. Io però non voglio che diventi una cosa troppo straziante, perché sennò si spezza il filo della narrazione, mentre invece è importante che lo vediamo in maniera piuttosto continuativa. Avete sentito, Boudicca? Andiamo in ricognizione, piazziamo trappole e occhi aperti, riferiamo qualsiasi attività romana nella zona. Hanno perso il loro generale, faranno di tutto per riaverlo. Se sentite qualcosa, qualsiasi cosa, date l'allarme. Domande? Che ora è? Chiudi la bocca, Keenan, va alla strada occidentale, controlla le trappole, che scattino alla minima sollecitazione. Intesi? Certo! Alistair, restate con me. Gli esploratori riferiscono di un distaccamento romano in zona, forse diretto all'acquedotto. Ma non ci arriverà mai, giusto? Giusto. Non c'eri i villa, vero? Sarebbe stato bello infilzarli da lontano, per sbarazzarsene. La vostra morte. Sì, direi. Aiutatemi a ritrovarmi. Ops. Ciao. E non solo. Hanno parlato di trappole e non era una minaccia infondata, eh? Circa un punto per guardare il fiume in sicurezza.
muoversi nel bosco in maniera relativamente imprudente. Ecco appunto, questi dovevano essere i soldati di Commodo. E questa è la fine che hanno fatto. Ecco cosa rimane della quarta legione. E questa è la trappola. Per superare le sole trappole devi avere il giusto tempismo basandoti sulla comparsa e la durata del colore su schermo. Come per le altre. Quindi questa trappola me l'ha fatta evitare di default. Alle altre dovrò stare attento io a reagire con giusta rondezza di riflessi. Sono nascoste troppo bene per poterle evitare tutte. Bisognerà farle scattare e schivarle. Salve. Come posso aiutarla? Uccidetele tutti! Quanti siete? Questo era un osso duro, un po' più tosto di quelli che siamo abituati ad affrontare di solito. Non mi piacciono queste incertezze, però ragazzi vi devo dire anche un'altra cosa. Basta, chiudo Steam perché sto rompendo il ca... Vi devo dire anche un'altra cosa, a volte quando vedete il gioco scattare, o comunque avere una... fastidio infinito, madonna. Per chiudere sta lista amici è sempre un disastro. Che cavolo. Me lo dimentico prima e succede una tragedia, e su. Ok, dicevo, a volte quando vedete il gioco che scatta o comunque ha qualche incertezza nei cambi di inquadrature, il problema è proprio il gioco. Cioè il gioco non è ottimizzato bene, ci sono dei bug che portano a rallentamenti e cali di frame. Non dipende né dallo streaming, né dalla vostra connessione, né dalla mia, né dalla scheda video, né da niente. Si può migliorare la cosa facendo qualche piccolo tweaking sulle impostazioni del video, ma non si può rimuovere completamente il problema. Ovviamente oggi è più fastidioso della volta scorsa. Ma l'avevo evitata! Che cacchio gli è preso? Dai, l'avevo vista ed evitata. Non ho proprio capito perché. Ho fatto la stessa cosa prima, non è cambiato niente, perché adesso sì e prima no? Ci ha spedito a caccia di fantasmi. Ti mandano nella foresta perché sei un... Eccone uno! Un centurione! Un bello scalpo! Avrei potuto ucciderlo col colpo, ma tanto è morto lo stesso. Dategli a te!
Fuggi finché puoi! Non so se avete notato, ragazzi, a volte li provoco. Perché serve a spingerli ad attaccare. In modo che abbassino la guardia e poi li puoi colpire con tutto lo scudo. Questa mossa qui serve a provocare il nemico in modo da fargli fare un attacco. Non sbarazzarci di questo. Anche tu sei fastidiosetto, La pagherai cara. Ops, no, non volevo affettarti, volevo farti la combo. Mi sono fatto prendere la mano e ci sono andato giù pesante. Succede. Devo stare sempre attento perché tra queste foglie si nascondono le loro trappole mortali. Quello. Oh, qui c'è un soldato morto con dei pila. Un pilum, in realtà. Ma è sempre meglio che nientum. Quale sarà la strada giusta? Ho sentito che una legione potrebbe attaccare l'acquedotto. Vorrei vederli alle prese con gli arcieri stanziati da Boudicca. Dobbiamo sorvegliare la foresta per impedire ai romani di passare? Non saranno in molti a tentare il passaggio nel bosco. Tornerò all'acquedotto e darò supporto a Boudicca da lì, intesi? Hai ragione. Facciamoli dividere. Se hanno in programma di separarsi, è meglio cogliere di sorpresa quelli che restano e poi attaccare gli altri in un secondo momento. Qui. Chi è rimasto? Questo mi vede però. Romano, sei tutto solo, Dov'è la tua legge? Sono io la mia legione. Si risponde così. Allora, nessuno mi attacca? Piacente. Provaci. Pessimo errore, amico. Salvato solo perché c'era il tuo compagno. Ma la prossima volta non sarai così fortunato. Capito? Allora non ci siamo proprio intesi. Ops. Ah, ma vedo che sono già arrivati gli amici. Che velocità, mi sono addirittura distratto. È stato sbagliato la combo per colpa loro. Vuoi che mi impegni? Bene. Desiderio formulato, desiderio accontentato. Ma un gioco decente sui greci? Non parlo di Odissei, ma tipo un gioco dove impersoni qualcuno di importante e incontri gente dell'antica Grecia. Quanto lo vorrei. Beh, bisogna capire se deve essere a carattere storico o mitologico.
Affrontami, romano. Bene, come vuoi. Cavolo, questo è uno tosto, Non male. Storico con filosofi greci. Ah. Voglio dirigersi in fretta all'acquedotto. Io sono sceso da là sopra, quindi in teoria se vado di qua, questa potrebbe essere una strada nuova. Occhio alle trappole. Ok, quello è l'acquedotto. In teoria il guado del fiume dovrebbe essere questo. Si avvicinano, disponi i tuoi arcieri ai lati della strada e scoccate al mio segnale. Agli ordini. Forse di qui si sale. Ecco qua. Può essere spostata dall'altra parte. Ne arrivano altri? No, è tutto. Siamo gli ultimi. Chi uccido per primo? Non fa molta differenza, dovrò comunque affrontarli tutti. Questo qua ha comunque un arco e quindi ha vinto un premio. Qual era l'alternativa alla resa? Non me la ricordo bene, potete ripetermela? Aspettate un secondo, ragazzi. Sposto un attimo la visuale qua. Non so perché, ma ho la stranissima sensazione che il controller stia rallentando il gioco. Ok, allora questo è l'appostamento nemico e quelli sono i legionari. Tutto vostro. Viaggio, ragazzi. Dopo di te apri pure la strada. Ciao Alexis, ci sono, ma lagga da morire. Vorrei sapere però se è un problema solo tuo, ragazzi, se sta laggando a tutti. Fatemelo sapere perché io vedo che il gioco scatta un pochettino,
Cioè stai proprio bufferando oppure vedi il gioco che ha qualche indecisione, incertezza sui frame, perché quelle le vedo anch'io, eh. Mi sono perso tutte le combo, ma non importa. Forza, sali, che c'è la legione da salvare. Ah, no, non sono ancora finito. E uccidili allora, forza, che stai aspettando? Esecuzione doppia e te li levi dalle scatole. Lo so ragazzi, vorrei risolvere il problema perché la volta scorsa non era così, però potrebbe essere anche un problema del gioco. Andiamo avanti e vediamo se persiste, perché ce la facciamo a fermare sta balista prima che massacri tutti i miei soldati, sì? Buon viaggio. Basta che riusciate a seguirlo, ragazzi. Se diventa fastidioso me lo dite e cerco di risolvere il problema in altro modo. Magari metto una codifica in software e gli cambio la velocità. Via libera! Avanzare! Prendete il montacarichi! Ora guerrieri! Attacca! Senti figo, perché sai fare queste combo da quanto so. E invece no. State diventando tanti, eh. Peccato di sfoltire un po' le file. Non è esagerato, siete molto tolleranti ragazzi, perché io vado in tilt per molto meno quando si parla di cali di frame e compagnia, eh. Sono molto esigente sulla fluidità dei giochi, non... Cioè, vi dico una cosa ragazzi, se questo fosse il mio single player e lo stessi giocando per la prima volta mi rifiuterei di giocarlo così. Scatta troppo, non è proprio il mio modo di... Vediamo se posso chiudere qualcosa, se c'è qualche elemento che sta dando fastidio al computer in modo netto. Purtroppo io ho aperto l'essenziale, Steam, OBS, che devo fare? Chiudere, se chiudo il browser però, sì, alleggerisco il computer ma poi non vi leggo più. Posso metterla così, ma no, il mio bot non legge più la faccia. Ciao Luxor, ben arrivato. Non posso perché se poi metto la chat dal cellulare quello si inchioda e non mi fa più. Posso al massimo chiudere questo e questo, è tutto quello che posso fare. Se no dovrei riavviare, ragazzi. Però riavviare significa poi spezzare il video. Boh, andiamo avanti un altro po'. Speriamo che si riaggiusti, magari è un problema del gioco. Che... Ma ho la sensazione che il controller non sia del tutto estraneo alla cosa, comunque. Devo solo dargli una spinta. Così.
gioco di pesi e contrappesi. Bene. Da qua non vedo però. Cosa dovrei guardare esattamente? I miei soldati morti? Fantastico. E da qua invece cosa si vede? I miei soldati vivi. Ok. Vediamo di salvargli le chiappe prima che si vadano a mettere in una trappola mortale. Ah, qua si pregustano tante di quelle botte. Tu! Che ci fai qua? La combo frenetica di Boudicca si conclude in un attacco pesante. Devia con il giusto tempismo per sfruttare un'apertura nella sua guardia. Ehi, buonanotte. Saresti mai dovuto venire qui. Ora morirà. Donne e bambini! Cosa credi si fondi con me? Sugli schiaffi, ovviamente. Mi ha chiesto di venire. E sono esattamente quelli che prenderai adesso. Nulla mi impedirà di proteggere la mia gente. Roma è un grande impero, peccato ora ci abitino scarti sociali. Vabbè, mica... anche scarti sociali, facciamo delle distinzioni, eh? Roma rimane sempre una città... Certo, ospita dei soggetti che proprio non avremmo mai voluto vedere in nessuna epoca, però... Fermo! Ferma, anzi. Ci vuole il tempismo corretto, altrimenti... Esatto, e adesso muori. La chiamano Boudicca, ma in realtà è una ba... No, vabbè. Ecco, stai giù. Zitta e buona. Guardie! Ah! Però, Stanno arrivando. Vai e brucia tutto. Che ne facciamo del Siero? Non lasciare nulla. Ora ti farò vedere come sistemiamo le spie. Finiscilo. Con piacere. Mi piace il tanti contro uno, eh? E allora facciamo che quest'uno diventa Genshiro, però. Credo proprio. Ragazzi, no. Li ha sgozzati come maiali. Esatto, esatto. E lei però ha sempre l'ultima parola. Ebbè. Direi occhio per occhio. Verso il terrapieno, signore. Avanti! Ok, conduci la formazione della collina, quindi adesso mi sono riunito ai miei uomini e devo guidare da giù. Forza. Raccattate quello stendardo. Legionari, fate strada. Formazione.
abbiamo messo in fuga. Questo è il bello del combattimento della falange organizzata contro i barbari disordinati. Ciao Snow, benvenuta, buon pomeriggio a te, come stai? Da dove arrivano queste frecce? Trova un modo per fermare gli arcieri. Signore, il passaggio è per impegnati. Passaggio a destra. Questo passaggio. Devo fare in fretta. La linea non terrà. Quindi esattamente dove vorresti andare? Di qua. Ma qua non c'è niente. Ecco, questo. Questo è un posto dove arrampicarsi. Ok. Uccidi gli arcieri e libera il passaggio per i tuoi uomini. Salve. Uccisione stealth. A voi, turba schiamazzante, buon viaggio. Oh, guarda, questa era una cronaca che non avevo trovato durante la prima run. Non li ho trovati tutti collezionabili. E non mi ci sono particolarmente applicato perché mi interessava soprattutto la storia del gioco. Non ho insistito troppo. Fino all'ultimo. Oggi
distrazione fatale, amico. Accogli la morte. No, ho sbagliato. So che dobbiamo sbrigarci, se questi non muoiono però non posso fare più in fretta di così. Addio. Questo è stato un errore che non ti perdonerò. Non ci arrivi proprio a te. Avrei voluto ucciderli entrambi con la stessa combo, ma non è stato possibile. Scusa Snow, ti ho letta solo adesso. Sei contenta oggi? Mi fa piacere. Io non c'è male, non c'è male come sto, come sto oggi. Come mai? Come mai? Tutto bene? Mi fa piacere comunque sentirti contenta, perché... Sbrigarmi. Allora? Ah, con le torce, addirittura. Ok, cambiamo tattica. Quanto manca ancora? Ah, ce l'abbiamo fatta, ok. Ok. È arrivato il momento di mettere alla prova questa grande magnanimità dei romani. La loro famosa capacità di rispettare i patti, l'onore, tutte quelle belle cose di cui ci siamo riempiti la bocca fino a un minuto fa. Noi lottiamo per la gloria di Roma. Che
Gloria è... Questa però ha due facce, mio caro. La pace se li trattiamo così. Ma non mi dica. Questa è opera dei pretoriani. Fermi! Amici di Roma, vi presento Basilius, figlio dell'imperatore. Comandante Vitellio, mi rallegro per la vostra venuta. Per poco non vi siete perso tutto il gaudio di questa festa. Confido che il vostro viaggio sia stato piacevole. Signore, vorrei... Le guardie prenderà il comando. Guardie, occupatevi dei britanni. Vostra Altezza, devo... Forse non lo sapete. Mio fratello Commodo è ancora disperso. E io intendo scoprire... Che cosa ne hanno fatto questi selvaggi? Noi britanni vivevamo in pace governati dal vecchio capitano romano. Ma il nuovo condottiero Commodo, figlio del vostro re, è malvagio e merita il suo destino. Non ho altro da dire. Mi è chiaro ora che voi britanni non amate come noi romani. Tua figlia? Picchiala finché non parla o la faccio l'amore. Non importa. No! Ti permetti? Come ti permetti? Io sono il figlio dell'imperatore. E io posso tutto ciò. Che voglio. Vi prego! No! Non uccidetela! Vi dirò ogni cosa! Commodo è stato ceduto al re Bicorn nelle lande settentrionali. Al di là del vallo. Vi prego. Lasciate mia figlia. Vi prego. Vedete? C'è un solo linguaggio che questa gente comprende. Il linguaggio della violenza. Troverete il condottiero nelle tenebre oltre il vallo. Dove cupe e brulle scarpate sovrastano laghi oscuri e senza fondo. Dove uomini dalle lunghe corna errano da tempi remoti. E dove coloro che si avventurano non fanno ritorno. Comandante, condurrete i vostri uomini a nord, alle brulle scarpate, e troverete mio fratello. Guardie, rinchiudete i prigionieri. Preparatevi! Sentito il comandante, pronti a marciare! Centurione! Marcia, uomini. Non perdete tempo. Andiamo a nord! D'accordo! Che dire, l'avevamo capito dall'inizio e dovevamo essere noi. Condotti a settentrione, oltre i limiti dell'impero e i confini del mondo. Abbiamo affrontato guerrieri più simili a bestie che a uomini, così terribili da piegare persino le legioni scelte di Roma. Si vede che qualcuno ha scelto prima di voi. Le parole di Oswald ci tormentavano mentre proseguivamo nell'implacabile oscurità. Ok. Nelle lande battute dagli uomini dalle lunghe corna, da dove solo pochi fanno ritorno. Questo forte, il Fosso di Glot, si dice sia niente meno che il Barco Perlate, luogo di fiamme e morte. Che bello. Ciò che accade qui ai confini del mondo presto lambirà l'impero stesso. Se continuiamo così, direi che non ci vorrà neanche molto, Ingegneri, lavate il pellame. Antonio, controlla i cavi. Otto, assicura le sbarre. Ci muoviamo alla decima ora. Sì, signore.
Guardate com'è cambiato lo scenario. Quello di prima era un bosco verde selvaggio, per carità, ma piacevole. Invece queste sono proprio le foreste buie e tenebrose uscite dai miti degli antichi Celti. Sembra di essere tornati ai tempi dell'Anduin, no? Salveremo comodo. Costruiscono i fantocci di Vimini solo per i sacrifici più importanti. Sarà certo. Ciao Gnauz. Attaccheremo col favore della notte. Non mi piace. E quello? Hai sentito? Non è niente. Laggiù! È solo un cervo! Solo un cervo! Però fa paura come se fosse un mostro, perché ovviamente questo luogo è spettrale, no? Qualcosa ci serve. È inquietante. Dall'impressione che... Sì, perché non escono allo scoperto? Forza! Perché la paura... Silenzio! Cosa ti spaventa? Sto un po' qui, un po' su un altro stream, a dopo. Ok, a dopo, Gnauz. Ma la 14ª non può uccidere ciò che non vede. C'è qualcuno più avanti, è fuggito nella nebbia. L'ho visto, una sorta di animale. Un animale con due gambe. Calma, soldati. Ci avrebbero già attaccato se avessero voluto. No, hanno abbastanza senno per temere Roma. In fretta, uomini! Fermi! Vado in avanscoperta. Mi sembra una buona idea. Meno una buona idea è attraversare questo ponte, perché... c'ha l'aria di essere sicuro come il dondolo di mia nonna, ma comunque... Sentite il silenzio come spettrale. E poi il rombo della battaglia subito dopo. Ops. Ed eccoli qua. Uomini con le lunghe corna. Guardate come sono più veloci rispetto ai soldati normali. Aia! È il caso di contrattaccare, altrimenti qua non ne usciamo vivi. Cominciamo ad alleviare un po' le disparità numeriche. Occasione, vai, muori. Meno male che si è scoperto, altrimenti non ne sarei venuto fuori. Ops, scannali, ci sto provando, ma guarda, guarda con cosa mi tocca combattere. Aia, Vitellio, no! Ops! Aia, che botta! Porca miseria!
No, 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 Vitellio, no, non farti ammazzare, ti prego. E non posso fare nulla per salvarlo. Ma non posso fare nulla per salvare neanche me, perché questo mi fa come lanzata di... Ah! Sì, ciao. Un birillo proprio. E vabbè. Alzati, figlio di Roma. L'impero ha bisogno di te. Addio. Già. Alzati. Alcuni pensavano che questa fosse Cerere, ma in realtà non è così. È un po' più sottile la cosa. Trova indizi della presenza della tua corte. Sì, le ossa, i teschi, gli arti amputati, cosa devo trovare? Devo trovare i miei. In realtà no, perché forse pensano di fare un sacrificio o qualcosa. Qui c'è uno scudo, ma l'ho già raccolto. Devo stare attento alle trappole. Ce ne saranno a bizziffi in questo bosco. Appunto. Dicevamo. Mamma mia, neanche io sono così quando gioco ai Tower Defense. Oh oh, martellone più lunghe corna. Guardate quanto cavolo è alto. La sai quella del coniglio e della pitonista? Sì, la sapeva già. Aia. Guardate com'è spettrale sto bosco. Sembra bosco atro, visto da qua. Non è più la foresta verdeggiante che abbiamo visto prima. Eppure era piena di trappole, di pericoli, quello che vi pare, però... Questa è proprio buia, è spettrale. Eppure è pieno giorno, Solo che tra la nebbia... Ah, guarda, lì sottoterra si nascondono. Vabbè, siete in tanti ragazzi, però, A un certo punto anche il romano sì. Beh, se non altro però hanno una statura più umana questi qui. L'esecuzione doppia è una mano santa in questi casi, perché ti consente veramente di liberarti di due nemici al prezzo di uno. Ah, l'avevo fatta perfetta e tu hai osato interrompermi! Come hai potuto? Vieni qua.
Faccio vedere io la gloria di Roma. Tie, qualora non avessi capito, tie. Fanculo. Scusate, è stato brutto. Questo era quello che avevo ucciso prima, sì, scusate, sono tornato indietro. Ops. Altro fuoco, altre mazzate. Questi almeno sono allo scoperto. Scusami, non lo faccio più. È che non è facile con questi che ti sparano le frecce, eh? Hai finito quell'arco, sì? Avevo fatto bene i calcoli stavolta. Scusa, eh? Niente di personale. Il bello è che non ho la più pallida idea di dove cavolo io stia andando. Freccia. Aspetta, come hai usato. Scusa se ti ho sfasciato il cranio, eh. Non so neanche quale dei due, in realtà. Probabilmente entrambi con un unico colpo. Beh, qualcun altro che vuole uscire da sottoterra? Trappola? No, stavo per scontato di sì. Sembrava di vedere le punte. Invece no, erano erbette affioranti. Oh, qua ci sono dei superstiti. No, c'era un superstite, me l'ha appena arrostito. Ma come hai potuto? Aia! Si fanno ste cose? Ti vedo, però non so se te ne sei accorto, ma siamo un attimino impegnati qui, eh? C'è una discussione condominiale da riportare sui giusti toni. Appena la risolviamo, vengo a darti una mano, eh? Aspetta, favoriamo l'appianarsi delle discussioni. Aia, no, basta, ragazzi. State esagerando, eh? Sì, arrivo, eh? Ma dove fanno male? Sì, tirano certe martellate questi. Guarda che io adesso ho tutta la barra della salute piena perché ho i residui della campagna precedente, ma se no qua due colpi andavi giù, eh. Grazie, signore. Dobbiamo salvarli tutti. Forza! Sì, signore. Ok, abbiamo salvato un gruppetto di uomini, ma non è finita qui, anzi. Dove ho messo i pila? Non ce li ho, vero? Quando servono... Qualcuno ha un pilum di riserva? Un arco, una freccia, un sasso, non lo so, una qualsiasi cazzata per... No. Vabbè, niente, occasione sprecata. Quella era la trappola esplosiva perfetta, cerchiamo almeno di non caderci noi perché sarebbe un po' disdicevole. Qui c'è un falò. Romano morto. Chi è così pazzo da voler combattere qua in mezzo? Non mi capisci. No, ho capito cosa sta succedendo.
Aiuto. Fermi. Aia. Facciamo da sì. Se poi qualcuno si vuole aggregare è il benvenuto, eh. No. Ma lo vedete come siete poco solidali ai vostri compagni? Cioè, un vostro amico sta morendo e voi non vi unite a lui, ma che razza di... di uomini delle tribù siete, eh? Aspettami tu, eh. Guarda come ti rispedisco a calci in culo la mammina. Addio. Ah, ecco, una volta che ho liberato i primi uomini, loro possono andare a liberare gli altri, ma... qui... qualcosa che palesemente... no. Vitellio, ah, ok. Beh, si fa quel che si può. Arrivano! In posizione! In posizione, eh? Come le organizzo queste formazioni difensive? Raduna i superstiti romani, ah, ecco. Arcieri, raffiche di copertura sulla sinistra. Sì, che sulla destra ci pensiamo. Vergine! Arcieri! In posizione! Sono allo scorpione! Ah, ok, c'è uno scorpione. Quando me lo dite? Con questo ci copriamo il fianco destro, ma prima fammi fare la scorta di Vila. Ah, ok, adesso abbiamo tutte le armi della possente Roma a nostra disposizione. Lo so, li hanno massacrati alla prima ondata perché io sono stato molto inefficiente nel proteggerli. Però incredibilmente... Ebbene, bariamo così, così come con le armi pesanti, eh. Ma i romani hanno sempre avuto questa abitudine. Quando vedono il nemico alto 1 metro e 4 metri, poi combattono le armature di ferro, con gli scorpioni, con i barili esplosivi, eh. E anche con questo ci hanno massacrati, eh. Faccio notare che i miei uomini sono stati letteralmente decimati. E io non mi chiamo neanche Decimo. Pensate che roba. Ora dobbiamo avanzare. Già. Formazione! Sti burini, è vero, eh. Vedo, intravedo una pioggia di frecce che ci si sta per abbattere addosso, non so perché, ma prevedo quantità di schiaffi non verosimili qua dentro. Meno male che almeno mi ha resettato la salute della legione, sennò... eccoli, eccoli là. Sicuramente ci stanno tendendo un'imboscata approfittando degli spazi. Eccoli! Sugli scudi! Vai. L'abbiamo fatta un po' presto, sta difesa, però, eh. Se sono a portata di Vila, però, moriranno in tanti con la prossima, eh. Vai. E brucia tutto. Ok. Altra ondata. Questi non li facciamo nemmeno tirare. Dove andate? Balordi. Fermi dove siete.
qua invece ci vorrà una testuggine di quelle potenti per avvicinarsi. Sugli scudi! Dai. Tenere la formazione! Fermi! Fila! Scendi in petto! Scagliare! Tocca fuori in alto! Tocca fronte! Troppo lenti, ragazzi miei. Lasciate la palude, il destino dei nostri fratelli è legato a noi. Seguitemi! Ops! No, maledetto. Questi li posso raccogliere? Forse ce li ho già? Sì, ce li ho già. Ok. Dov'è lo stronzo con la torcia? Stavolta lo vado a prendere subito. Fermi. Non ti arrendi mai, eh? Vieni qua, bastardo. Adesso facciamo i conti con i tuoi amichetti. Ce n'è un altro. Altri possono aspettare. Lento e allora oh. Vabbè,
mi ha rallentato troppo e mi ha fatto perdere tempo sulle cose sbagliate, però sono anche io. Spero di essere stato anche io che ci ho messo tempo a capire cosa dovevo fare. Spero. Potete mettere così tanto a morire. Resti vita, grazie. La seconda mi ha preso in pieno, però. Basta, è ora di farti da parte. Faticoso, eh? Guardate che bello questo bosco, è tutto decorato. Guarda quanto è grande. È vero, quello è il fantoccio, ragazzi. In linea! Difendere il cancello! Troverò Vitellio. Uccidi il capo Minotauro Glott. Ah, è lui, è quello che mi ha buttato giù.
stronzo. Ci dobbiamo anche sbrigare a farlo fuori, sennò quelli li fanno al rosso. E sia. Aia! Ma sei scemo? Continua a prenderle così. Ok, forse ho trovato un varco nelle tue difese. Ma non così. Ah, così, brutalmente. Dai, colpiscilo. Devo insegnare tutto? Troppo diretto questo attacco. E questo invece era tempificato malissimo. Stavolta invece subisci. Muori, stronzo. Mi carichi? Che fai? Bravo! Brutta questa. Voi prendete l'ariete, abbattete il fantoccio. Thank you.
Wow. Abemus Vitellium. Oh, eccolo qua. A volte un uomo deve imparare a ignorare ciò che crede di vedere. Già. Ben fatto, Marius. Soldati! Soldati! Non state rimpolati come inutili somari! Fatemi uscire! Comodo. Fatemi uscire di qui ora! Suppongo sia il grande condottiero, il generale Commodo. Sì, il figlio dell'imperatore. Fatemi uscire di qui, idioti! Ve lo ordino! Tu alla vittoria, tuoi gli onori, centurione. Subito, signore. Avanti, avanti, idiota incapace! Dammi il tuo mantello! Dammi il mantello! Io avrei voluto fare un altro capitolo. Ci siamo diretti a non ci riusciamo, però Commodo andiamo avanti un altro po'. Pronto ad accettare la pace. Imploro gli dei perché la fine di questo orribile massacro sia ormai prossima, così da... Ciao Floro! Grazie per l'host. Ma quanti soldati sono morti per una vana vittoria? Grazie Floro. Ebbene io ho versato tutto il sangue versabile. Signore, recco di fronte a voi Oswald, re di Britannia. Questo gioco devo ancora finire, spero di finirlo prima o poi. Ho rinunciato a questa ribellione. Obbedirà alle leggi di Roma ed ora innanzi combatterà solo per la salvaguardia della pace tra i nostri due grandi popoli. Vostra Altezza, chiedo solo che la mia gente sia trattata. Sì, è vero, Floro, hai ragione. Da giocare non è proprio piacevolissimo. Tutti potremo vivere in pace. Così potremo tutti vivere in pace. Il trattato di pace di Roma. Estremamente cinematografico. La pace dell'imperatore! Chiede solo il sigillo del re su quella pergamena, poi lasceremo quest'isola abbandonata dagli dei. Il tuo imperatore, mio padre, egli è giusto e leale. Il sigillo dell'imperatore. Diretta propaggine del suo volere e della potenza di Roma. Alzati. Abbracciami. Re Oswald, ecco la tua pace. No! Esatto.
Eh no, non passa tutto Alexis, perché questa è una dichiarazione di guerra. La guerra è guerra, eh. Au. Le guerre quelle motivate, vecchi tempi. Eh già. Non come oggi che la Polonia ci invade per caso. I barbari hanno ucciso mio padre. E lui ha capito in questo istante. Salva Roma da loro. Che quando diceva salva Roma da loro intendeva dalla famiglia imperiale. E lui ora ha visto il vero volto dell'imperatore e dei suoi figli. E quindi ha capito che tutta la sua vendetta si è orientata nella direzione sbagliata. Lui è venuto qua ad uccidere i barbari, ma non sono i barbari il problema. Non è questo il momento, Boudicca. Padre è un dio! Io sono un dio! Obbeditemi! Come fossi un dio! Andiamo al porto! Vitellio! Ti ordino di soggiogare questa feccia ribelle! Difendi la città! La pagherete cara! Massacreremo ogni uomo, ogni donna e ogni bambino e profaneremo le vostre tombe. Lei è la pace di Roma, eh? Che meraviglia l'età imperiale avanzata. Forzate le mura! Respingeteli! Ora! Chiudete i cancelli! Non devono entrare per nessun motivo! Prendo io il comando. Tu pensa alle mura. Darius, ci serve tempo. Devi tenere il nemico all'esterno il più a lungo possibile. Dobbiamo evacuare tutti i civili verso la banchina. Fa tutto ciò che puoi. Ci incontreremo al tribunale. Ora va! Allora ragazzi, non so se affrontare adesso questo livello o fermarmi qua. Io mi fermerei anche qua, perché va per le lunghe. Va per le lunghe. Questo livello è un po' impegnativo, quindi io direi fermiamoci qua. Poi la prossima volta ripartiamo proprio da qua, senza rivedere il filmato, perché tanto ormai questa scena l'abbiamo vista. Quindi adesso Marius e Vitellio devono difendere da soli la città, che è quella specie di animale ha trasformato in un focolaio di rivolta 2.0. Ok? Basta che devo cenare. Sì, fermiamoci qua. Ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa live, perché penso, cioè, da parte mia è stata una cosa, avete notato che ho parlato pochissimo, ho fatto parlare quasi esclusivamente il gioco, tranne che nelle sequenze di combattimento più sfrenato. Ho visto che anche voi avete scritto poco, ma mi viene da pensare che sia perché probabilmente voi, come me, stavate col fiato sospeso. Almeno io, per quanto sapessi già per filo e per segno quello che doveva succedere, sono stato lì, insomma, veramente con il fiato sospeso, perché questo gioco ha questa capacità di tenerti incollato lì a guardare, insomma, quello che succede dopo con estrema attenzione, con estremo interesse. E poi, chiaramente, ripeto, come ha detto giustamente Floro, il gameplay è abbastanza ripetitivo, quindi poi a completarlo è un'altra storia. Però guardavo abbastanza concentrata, perché questo gioco, grazie a te, me lo ricordo, Alexis. E tra l'altro, io vi sto presentando la storia. Ciao Gesix, buonasera. Io vi sto presentando la storia, però allo scopo di non spoilerarlo proprio tutto a chi magari lo volesse ancora giocare, badate che lo sto giocando con tutti gli avanzamenti già fatti. In realtà lo sfizio poi nel gioco è quello di
comporsi il personaggio gradualmente, di prendersi gli avanzamenti un po' per volta, quindi se lo state seguendo e vedete la storia, avete ancora delle cose da giocare, cioè non è che il gioco poi non ha più niente da offrirvi, perché se lo giocate da zero avete ancora, diciamo, tutta la costruzione del personaggio, che vi posso assicurare cambia il gioco, nel senso che quando lo giocate la prima volta e dovete prendere le varie abilità e non avete ancora tutta la salute, non avete tutte le combo, eccetera eccetera, è molto più impegnativo e ci dovete ragionare, non è proprio banale come completamento. Come diceva Floro, purtroppo è abbastanza ripetitivo, nel senso che il gameplay poi si va più o meno ad arenare sempre sugli soliti schemi. Sto parlando di questo, che è Six Rise, Son of Rome. Quando lo giocate la prima volta è un'altra cosa, io invece lo sto giocando in quella che potremmo definire una modalità panoramica, perché non ho scelto il livello di difficoltà più facile, il più basso, però di fatto avere tutti gli avanzamenti abbatte molto il livello di difficoltà e favorisce però invece la fluidità. Vedete che io ho fatto due capitoli, due e mezzo praticamente, con una semplicità abbastanza, cioè andando abbastanza fluido, ho avuto un paio di incidenti ma niente di più. Sì, sono in chiusura, Casix, scusami, ho letto adesso, sono in chiusura perché fare un altro capitolo sarebbe stato un po' impegnativo, quindi in realtà è meglio se ci fermiamo qua. Ragazzi, il gioco lo riprendiamo, vedo se riesco a trovargli uno spazietto fra domani e venerdì. Ah, ok, Rice, quindi anche una personalizzazione? Ne hai sempre sentito parlare male? È solo il primo capitolo, ma perché il primo? Ah, il primo capitolo del gioco? Ok. Sì, ne hai sentito parlare male per motivi di cui ho parlato diffusamente nelle scorse live. Se ti vai a rivedere i video che poi metterò su YouTube, vedrai che ne parlo abbastanza ampiamente di perché questo gioco non ha avuto un grande successo, anche se ha delle caratteristiche appetibili, però ha anche tanti difetti e purtroppo hanno pesato moltissimo, perché il gioco è stato lanciato in una competizione senza speranza da un marketing scellerato che lo ha presentato come se fosse 10 volte quello che era, e quindi fatalmente poi ha finito per non incontrare il favore né del pubblico né della critica. Non è affatto da buttare, però. Allora, il mio canale YouTube in realtà c'è poco da spammare, perché è soltanto una un magazzino, un deposito, diciamo, un posto dove metto i past broadcast delle mie live, per consentire proprio a chi si collega in una fase avanzata di un gioco che ha una trama di magari seguire uno streaming continuativo, insomma, di non perdersi le parti precedenti della trama. Tutto qui. Poi di base sono le mie live messe in past broadcast. Non faccio video su YouTube perché non ne sono capace. Non ho le capacità di montaggio e rimontaggio che servono per fare video con una qualità decente. Ormai lo fa pure Pregianza, per dire. Però Pregianza forse i video li sa fare. Almeno io ho visto qualche suo video in passato ed erano... Anche se lui adesso, insomma, è più streamer che YouTuber, credo. Non lo so. Non lo sto seguendo moltissimo ultimamente, però comunque lui è uno che io considero un professionista, io non lo sono in realtà. Ok ragazzi, allora io vi lascio, ci vediamo domani se tutto va bene con Guild Wars, proseguiamo nella nostra esplorazione di Ascalon distrutta, e venerdì forse facciamo di nuovo Guild Wars, vediamo quanta roba riusciamo a fare domani. Tanta stima, sì, assolutamente. Vediamo quanta roba riusciamo a fare domani. Mi manca il tempo. Beh, diciamo, io cerco di seguire quanta più gente possibile, ma poi non riesco sempre. E quindi niente, ragazzi, io vi auguro una buona serata. Noi ci vediamo probabilmente domani. Spero che questa live vi abbia intrattenuto, insomma, come si deve. Domani con Guild Wars. Poi decidiamo cosa fare venerdì, se continuare questo e andare ancora avanti con questa storia, oppure continuare Guild Wars. Dipenderà anche da quanto riusciamo a fare domani su Ascalon. Ragazzi, grazie a tutti, io vi lascio, facciamo un host, non un raid, ma un host, quindi mando prima la sigla, e poi ostiamo qualcuno, o due persone che potrei ostare, e quindi niente, grazie a tutti, noi ci vediamo domani, buona serata, grazie mille per avermi seguito, e spero che la live vi sia piaciuta.